Oggi in edicola. Rassegna stampa. Salve a tutti, buongiorno e ben ritrovati all'appuntamento con la rassegna stampa di Icaro. Oggi è mercoledì 6 settembre, sono le 7.30 in questo momento e apriamo subito la rassegna come di consueto con uno sguardo alle notizie sulle prime pagine dei quotidiani, cominciando dal Resto del Carlino che apre, come ovvio, con la notizia arrivata ieri nel tardo pomeriggio della morte di Lorenzo Cagnoni. Si è spento a 84 anni lo storico presidente, il signore della fiera, così lo chiama il Carlino. E in colonna ancora si continua a parlare di Cagnoni, si fa prima la sua storia. Era un politico raffinato e un manager di lungo corso. Tante le reazioni, le testimonianze arrivate appunto per testimoniare la vicinanza e il ricordo di Cagnoni. Una grave perdita ha fatto la storia della città. E poi infine gli scenari della fiera, il futuro leader, tutti gli indizi dicono Brasini. Questa è l'apertura, vediamo le altre notizie, siamo nel taglio alto, la cronaca, mare mosso, Moscone di salvataggio tra gli scogli. E poi si continua a parlare del libro di Vannacci con un'intervista, questa volta del Carlino, qualche giorno fa era uscita sul Corriere, all'editore Morganti del Cerchio, che dice: il volume di Vannacci fra 15 giorni in libreria. Ancora, tassa di soggiorno superiore ai livelli pre-Covid, si parla quindi di turismo. Da Sant'Arcangelo invece la notizia che il parcheggio si paga anche dopo cena sino alle 23. E poi passiamo agli spettacoli, in particolare alla Sagra Malatestiana con Marta Argerich, la leggenda del piano. Questa è l'apertura del Carlino di oggi. Vediamo invece il Corriere Romagna che ovviamente porta in prima pagina la morte di Lorenzo Cagnoni. La fiera in lutto, è morto Lorenzo Cagnoni. Politici e imprenditori, il cordoglio unanime. Il sindaco dice: perdo un amico. Cambiamo argomento, siamo nel taglio alto che ci porta a San Marino. Automobilisti sammarinesi tartassati dall'Italia, fioccano le multe gonfiate. La protesta dell'Unione Consumatori che dice: evidente ingiustizia, è un problema da risolvere subito. Si parla poi di Rimini, capitale della cultura, è in arrivo il dossier e si chiede un patto tra i sindaci. Invece a Marina Centro è Gioenzio Renzi a parlare, che dice: il Parco del Mare, quello appunto di Marina Centro, del Triangolone, è un tratto dimenticato. Sono invece tanti cantieri che partiranno a settembre, i lavori che costeranno 5 milioni. Un altro argomento di cui si occupa il Corriere oggi lo troviamo nel taglio basso. Sanità, una escalation di violenza, dottori e infermieri perseguitati sui social. Grossi e i medici della Fimgi dicono: il sostegno di Carradori è fondamentale. Vediamo prima di addentrarci tra le pagine del Carlino le ultime notizie che ci porta il Corriere in prima pagina, che riguardano il mondo dello sport e della cultura, in particolare dal basket. Riviera Banca si è fidelizzata con RBR, poi invece il motociclismo, Enea Bastianini salta i prossimi 3 GP e infine il ballo delle rose, oggi in biblioteca la presentazione del libro. E allora apriamo il Resto del Carlino, l'edizione di Rimini, che ovviamente ci porta subito alla notizia principale, ovvero il lutto per la morte di Lorenzo Cagnoni. Addio al signore della fiera, politico e manager illuminato, l'uomo più potente della città. È morto a 84 anni ieri lo storico presidente di EG, fu anche assessore, vice sindaco e alla guida dell'aeroporto. Stava lavorando ad altri progetti, fra questi la fusione con Bologna. Ed è proprio con questo tenore che comincia l'articolo del Carlino, sottolineando ancora
che si trattava dell'uomo più potente di Rimini, avrebbe potuto fare il sindaco, il senatore o guidare un partito. Lo avevano parcheggiato nelle retrovie alla fine degli anni Ottanta, assessore, poi vice sindaco. La presidenza dell'aeroporto inizia da qui, la scalata che lo porterà nel giro di qualche decennio ad occupare una poltrona intoccabile. Cagnoni diventa una sorta di figura leggendaria, l'ufficio megagalattico, il cactus gigantesco alle spalle della scrivania, simbolo e allo stesso tempo monito, icona di potenza e tenacia, un avvertimento spinoso. Cagnoni conquista la presidenza della fiera nel 1995 e da allora non l'ha mai lasciata. Questo l'inizio dell'articolo, un vero e proprio panegirico per ricordare Cagnoni. Ricordo che continua anche a pagina 3 con un articolo che riporta le testimonianze, insomma, di chi ha voluto ricordarlo. Ne leggiamo alcuni, in particolare quella del governatore Stefano Bonaccini, che dice: è stato un protagonista della vita pubblica di Rimini e dell'Emilia Romagna, grande artefice del successo della fiera e del suo sviluppo, figura chiave di una delle locomotive dell'economia locale, oltre al turismo, quella del settore congressuale e fieristico. A nome mio personale, della regione e di tutta la comunità emiliano-romagnola, esprimo vicinanza e solidarietà alla famiglia di Lorenzo Cagnoni. E poi le parole del sindaco Jamil Sadegolvad, che dice: la notizia che non avrei mai voluto ricevere. È scomparso Lorenzo Cagnoni, presidente di IEG, grande protagonista delle vicende pubbliche della città negli ultimi 40 anni, vero artefice del miracolo di Rimini Fiera e soprattutto un amico. Lorenzo rimarrà nel mio cuore per sempre, a Rimini, a tutti noi, il compito di portare avanti con la stessa straordinaria passione e lungimiranza la sua creatura e la sua eredità. E l'ultimo commento che leggiamo, quello di Emma Petitti, presidente del Consiglio regionale, che dice: uno dei più grandi manager pubblici del nostro territorio e del panorama nazionale. Continuando a parlare di fiera, ma guardando il futuro, il Carlino si interroga chi potrà essere a prendere il posto di Cagnoni, quali sono quindi gli scenari futuri. La successione resta un'incognita, ma spunta Brasini, l'assessore al bilancio nella giunta di Andrea Agnassi, è un manager che si è distinto anche nel settore privato. Le prossime mosse del CDA riveleranno quale sarà la rotta, ma soprattutto cosa succederà nei prossimi giorni, ce lo racconta sempre il Carlino. Si procederà alla convocazione del CDA di EG, che sarà coordinato dal membro più anziano in carica, il consigliere Maurizio Ermeti. Il consiglio di amministrazione potrà decidere di cooptare un nuovo consigliere che andrà a sostituire Lorenzo Cagnoni fino alla fine del mandato. La scadenza naturale dell'attuale CDA è fissata nella primavera del 2024, dopo l'approvazione del rendiconto 2023. Gli attuali membri del consiglio hanno il potere di nominare un nuovo presidente, potrebbe essere anche una figura di facente funzioni in carica fino alla scadenza naturale del CDA. E trattandosi di una società quotata in borsa, la nomina potrebbe essere fatta in tempi molto brevi. Cambiamo argomento e passiamo adesso alla cronaca. Turista rischia di annegare, salvato da un bagnino, ma il moscone va sugli scogli. L'intervento di un marinaio di salvamento l'altro pomeriggio a Rivabella. L'associazione degli uomini rossi dice: in condizioni estreme servono moto d'acqua. La dinamica di quello che è accaduto ce la racconta sempre il Carlino. Siamo all'altezza del bagno 3 di Rivabella. Alcuni vacanzieri decidono di sfidare la sorte perché c'era la bandiera rossa per il mare mosso. Fanno comunque il bagno, ma una volta superati gli scogli iniziano i guai. In particolare, un uomo ha rischiato di finire sott'acqua. Il marinaio di salvataggio in servizio, che preferisce mantenere l'anonimato, ha messo in mare il moscone iniziando a remare. Giunto vicino ai bagnanti, si è visto sollevare e scagliare sugli scogli il moscone dalle forti onde. Sono stati attimi di panico e di paura anche da parte delle persone che hanno assistito alla scena, che fortunatamente ha avuto un lieto fine. Non ci sono state conseguenze per la persona recuperata.
Hotel sorvegliati speciali, si parla di turismo a pagina 7, tassa di soggiorno a luglio, incassi calati, ma per il capoluogo gli introiti nei primi 7 mesi dell'anno sono aumentati e il comune dice abbiamo sofferto meno rispetto alle altre località costiere. Allora leggiamo assieme alcuni dei numeri di questa stagione. Nei primi 7 mesi del 2023 Rimini tiene di più tra le 5 località costiere provinciali. I recenti dati ufficiali Istat trovano conferma nelle entrate dell'imposta di soggiorno del capoluogo. Dal 1 gennaio al 31 luglio Rimini ha incassato proventi per 5.636.324 euro, cifra in crescita rispetto alle entrate registrate negli stessi 7 mesi dello scorso anno, osserva l'assessore al bilancio Yuri Magrini, quando furono pari a 5.453.861 e in linea con il dato pre-Covid del 2019. Se i primi 7 mesi nel complesso tengono botta, al mese di luglio 2023 va invece peggio di luglio 2022. Quest'anno si registrano infatti entrate legate all'imposta di soggiorno pari a 2.139.877, superiori a quelle del luglio 2019, ma non a quelle del luglio del 2022. Bisogna anche tenere conto del fatto che il dato 2023 ancora è provvisorio. Queste le parole di Magrini di Palazzo Garampi. Ora ci spostiamo a Riccione, parco chiuso, c'è chi sfida i divieti, il capriolo non è il padrone dell'area. Fino a domenica non si può entrare, una misura di sicurezza dopo le aggressioni da parte dell'animale, ma non mancano le proteste per l'ordinanza della commissaria. C'è chi dice è ingiusto sottrarre lo spazio ai riccionesi. Parliamo del parco Chico Mendez e della pista ciclabile che lo fiancheggia. La cronaca ci racconta che nei giorni scorsi il capriolo ha aggredito alcuni passanti, quindi per sicurezza attualmente la zona è stata chiusa sino a domenica. Ora ci spostiamo, rimaniamo tra Riccione e Misano. L'aviatore e il ciclista novantenne San Lorenzo riparte dai suoi saggi in 180 per la cena che dà avvio al progetto Sicurezza. Al centro ci sono i residenti del quartiere. Invece da Cattolica si chiedono più controlli al Parco della Pace. Le richieste dei residenti del quartiere Ventena che dicono via Allende è pericolosa e va sistemata. E durante l'assemblea pubblica è arrivata la risposta della sindaca Foronchi che dice le strade, sappiamo quali sono le criticità, faremo il possibile per sistemarle. Ci spostiamo adesso a Bellaria, dove a parlare è il sindaco Filippo Giorgetti che dice è stato fatto dono di 15.000 euro ai dipendenti comunali, soldi detassati che favoriscono la qualità del lavoro e vanno anche a beneficio del tessuto economico sociale. Sant'Arcangelo, parcheggi in centro, si paga anche di sera, il provvedimento della giunta, una simbolica compensazione da parte di chi usa l'auto e la minoranza va subito all'attacco. In centro ora la sosta si pagherà anche nell'orario dalle 19.30 sino alle 23 e dal comune arriva la precisazione, utilizzeremo le risorse per migliorare la segnaletica relativa alla sosta. Da San Marino, leggi ad hoc per attirare medici. L'Unione Lavoratori torna sulla carenza di professionista. Bandi deserti, rivediamo le regole d'ingaggio. Dobbiamo correre ai ripari, altrimenti rischiamo anche di perdere i dottori sammarinesi. A parlare è la segretaria della Federazione Pubblico Impiego di USL, Simona Mazza. Ora apriamo la pagina degli appuntamenti estivi che ci porta
a Bologna, dove torna la festa del jazz per la strada. Da domani a domenica a Bologna, musica in piazza, ospiti Gianluca Guidi, Barbara Cola e Francesco Cavestri. Una stella brilla per Bill Evans, questo il titolo dell'articolo. A Ravenna invece si parla del linguaggio della danza, ammutinamenti futuri, la rassegna che celebra i suoi 25 anni e guarda al domani, oltre 30 eventi dipanati in vari luoghi con artisti internazionali. A Rimini invece Marta Argerich fa volare la musica domani sera per la Sagra Malatestiana. A Macerata invece successo della mostra che celebra il lavoro multiforme di Paola Pallottino, la creatività quasi per gioco. E infine ci spostiamo alla biblioteca Gambalunga, dove questa sera ci saranno due scrittori, Davide Bagnaresi e Davide Cannizzaro, che presentano il Ballo delle Rose, la prima indagine di Bruno Risassi. Mentre invece sempre questa sera a Rimini, all'Arena Francesca, la magia dei Beatles, canzoni, immagini e parole, miscellanea beat sul palco di SGR Live con un omaggio ai Fab Four di Liverpool. Prima di chiudere diamo uno sguardo al quotidiano sportivo per conoscere le notizie sportive locali di oggi, e partiamo dal Rimini, che vola in Sardegna per la prima trasferta, ma non si sentirà solo, una cinquantina infatti i tifosi pronti a seguire la squadra sabato a Sassari. Intanto a Montescuto da qualche giorno è nato un club biancorosso. Prima gara, quella del Rimini dello scorso fine settimana, ma arriva già una multa da 400 euro. Il giudice sportivo ha punito il lancio di oggetti dagli spalti durante la partita contro l'Arezzo. Chiudiamo con RBR e Riviera Banca Insieme, un matrimonio che funziona. L'istituto di credito resta main sponsor, abbonamenti già a quota 900. La società dice del Flaminio gestirlo ci consentirebbe di fare investimenti. Noi adesso ci prendiamo una brevissima pausa pubblicitaria, poi torniamo qui per continuare la rassegna di questa mattina sulle pagine del Corriere Romagna. Tra poco vi aspetto. Oggi in edicola. Rassegna stampa. Oggi in edicola. Rassegna stampa. Rieccoci in diretta con la rassegna stampa, sono le 7.48, siamo sulle pagine ora del Corriere Romagna. Abbiamo chiuso con lo sport e proprio con lo sport riapriamo, perché a pagina 2 e 3 si parla di un settembre che, grazie proprio appunto agli eventi sportivi, darà un nuovo sprint al turismo. Lo sport allunga la stagione turistica. Secondo una stima dell'osservatorio turistico regionale curato da Trademark Italia e Union Camere, si calcolano 387.000 presenze turistiche negli alberghi. Per l'assessore regionale al turismo Andrea Corsini, gli eventi sono capaci di generare indotto e presenze negli alberghi e che vanno a compensare parzialmente il maggio-giugno della Riviera funestato dall'alluvione. Un intero mese di intrattenimento che conferma la nostra regione come la Sport Valley d'Italia. Di quali sport parliamo? Dalla MotoGP all'Ironman, dalle Nove Colli al Dragon Boat, poi beach tennis, beach volley, offshore e motonautica. Questi quindi gli eventi che per tutto il mese di settembre accompagneranno gli appassionati dello sport e non solo sul nostro territorio.
Ora ci spostiamo a pagina 4 e 5, dove anche il Corriere ricorda Lorenzo Cagnoni, presidente della Fiera di Rimini, scomparso ieri. Abbiamo letto un po' della sua biografia e della sua storia e alcune testimonianze, alcuni ricordi arrivati sulle pagine del Carlino. Qui ci concentriamo soprattutto a pagina 5 su un articolo che parla proprio con la voce del sindaco Jamil Sadegolvad e ricorda Lorenzo Cagnoni. Perdo un amico, e poi aggiunge: nel dubbio che non siano ben chiari i meriti di Cagnoni, Sadegolvad rimarca ancora meglio: non tutti, dice, fuori dal cerchio degli addetti ai lavori, possono comprendere fino in fondo l'importanza in quel processo ancora in corso che aveva e ha l'obiettivo di sprovincializzare e modernizzare Rimini da capitale del turismo estivo a riferimento europeo dell'ospitalità per 12 mesi l'anno. C'era la politica con la sua sacrosanta strategia, che veniva chiamata destagionalizzazione, vale a dire la ricerca di un'alternativa più durevole e di maggior qualità rispetto al destino di sole e ombrelloni. Ma poi, per mettere a terra quella visione, c'era e c'è sempre stato Lorenzo Cagnoni, con la sua determinazione e una impareggiabile capacità di convogliare verso l'obiettivo l'opinione e il lavoro di tutti, a prescindere dai partiti o dagli interessi. Se c'è stato un luogo in cui gli interessi apparivano super partes per molto tempo, questo luogo è stata Rimini Fiera. E pagina 6, ancora si parla di Cagnoni, leggiamo solo brevemente altre testimonianze, in particolare Patrizia Rinaldis, che dice: ha saputo tenere unite le varie anime della città anche nei momenti più difficili, con lungimiranza. Poi il senatore Croatti, che dice: ha proiettato Rimini ai vertici. Il ricordo anche di Airiminum, che dice: un creatore di progetti. E infine Morrone della Lega: uomo difficile da sostituire. Ora cambiamo decisamente argomento, siamo a pagina 7 e si parla di un fenomeno che da alcuni anni inquieta gli operatori sanitari, ovvero dello stalking da parte dei pazienti, che costringe i medici in trincea. C'è un'escalation di violenze, ora è il momento di fermarla. Si tratta di una problematica sempre più angosciante che al 90% colpisce soprattutto chi lavora al pronto soccorso. A parlare è Giulia Grossi, segretaria dei medici di base, che dice: il nostro sindacato, sia a livello nazionale che locale, si è speso molto nella denuncia degli atti di violenza nei confronti dei suoi iscritti, proprio come gli ordini professionali, tramite campagne di sensibilizzazione e tutela nei confronti di tutti i medici indipendenti, liberi professionisti e convenzionati. Si tratta di un'escalation di violenza che affonda le radici nel tema del conflitto che si instaura tra paziente e operatore. La causa resta la perdita del riconoscimento dei ruoli, a cui si aggiungono incomprensioni derivanti dalla mancanza di tempo per spiegarsi o dalla penuria di personale in luoghi dove il posto in fila cambia di continuo per dare precedenza a chi rischia la vita. E c'è un altro commento da parte di Gianluca Gridelli, che è responsabile del sindacato Nursing Up della Romagna, che dice: meglio tardi che mai per una problematica sempre più angosciante che colpisce soprattutto chi lavora al pronto soccorso. Passiamo adesso alla cronaca. Incastrato nell'Apecar dopo il tamponamento, pensionato al Bufalini, l'incidente sulla Tolemaide poco prima di Torre Pedrera. Il ferito è stato estratto dalla cabina dai vigili del fuoco. A pagina 9 si parla invece di Rimini, capitale della cultura 2026. Si chiede un patto tra i sindaci, facciamo squadra. Allora leggiamo una parte dell'articolo in cui a parlare è il sindaco di Rimini, che dice: il 27 settembre depositeremo ufficialmente il dossier di candidatura di Rimini a capitale della cultura 2026.
Siamo dunque arrivati al rush finale di questo percorso che presenta due importanti novità. Innanzitutto il sostegno della regione e dei sindaci della Romagna colpita dall'alluvione. La seconda novità è la decisione del comune di Carpi di rinunciare all'annunciata candidatura per sostenere quella di Rimini. Sono quindi gli ultimi giorni di lavoro per il team che sta lavorando all'elaborazione del progetto, che sarà depositato, ricordiamo appunto, il 27 di settembre. Ci spostiamo adesso al mare, in particolare a Marina Centro, dove arriva una polemica di Gioenzo Renzi, che dice: Marina Centro è stata dimenticata, è assurdo e serve subito un concorso di idee. Il capogruppo di Fratelli d'Italia interviene sui ritardi della zona tra Grand Hotel e Porto Canale. Vorremmo un progetto, dice, e invece siamo ancora all'anno zero, anzi al 1932, quando fu realizzato il lungomare. Servono progetti nuovi, idee nuove, non si rinnovino come fatto finora quelle concessioni per le attività che ricadono nel triangolone. Parliamo ancora di sport. Il grande weekend della MotoGP, viabilità, pronto il piano anti-caos. Tra i percorsi per la zona gialla e verde sono stati individuati nell'area Monte di Misano. Per i titolari dei biglietti per la zona rossa, l'accesso prioritario è quello della statale Adriatica. Ora ci spostiamo a Riccione, si parla di Cuore 21, l'attività batte ancora forte nel ricordo di Massimo e Romina. La coordinatrice Eleonora Gennari dice: una parte di noi è morta con loro, ma il progetto deve essere portato avanti. Ragazzi volontari vengono da tutto il territorio, quest'anno anche da Pesaro con il treno e da Rimini. Si tratta di un impegno costante che hanno sposato nel team. Ci sono anche i ragazzi di Cuore 21 che fanno le loro attività e sono coinvolti. È un grande villaggio dove si sta tutti assieme. Cocorico, fine settimana e le Marche alla piramide, il cult del vintage per questa prima edizione, una due giorni tra moda e opera and made. Sono attesi non meno di un centinaio di espositori da tutto il paese. Cattolica, ventena le rassicurazioni del comune, al via con le strade con più problemi. Illustrato ai residenti il cronoprogramma definito dalla giunta: non è possibile arrivare in modo tempestivo ovunque, ma bisogna ragionare in base a dove si presentano maggiori criticità. San Marino, dall'Italia arrivano multe gonfiate. I consumatori dicono è un'evidente ingiustizia. Nuove grane all'orizzonte per gli automobilisti sammarinesi. Non si tratta della semplice sanzione per un'infrazione oltre confine, perché gli importi del verbale sono raddoppiati. Questa è la polemica lanciata dall'UCS appunto per delle multe che hanno cifre reputate troppo alte. Vediamo adesso la pagina dello sport, cominciando con il basket. Riviera Banca dovrà diventare la nuova Mar. Al quarto anno di partnership con RBR l'auspicio è che possa ripercorrere i fasti dello storico sponsor biancorosso. E oggi, continuando a parlare di RBR, l'ultimo test con Reggio Emilia sul parquet di Cavezzo, assenti Anumba e Abba Tommasini. La Supercoppa andrà presa con le molle. Rimini, il talento di Capanni al servizio della squadra. Mi piace dribblare e creare superiorità. Ha subito due interventi chirurgici che lo hanno costretto a restare fermo per oltre un anno, ma ora sto bene, dice. Alla Ternana non ho avuto molto spazio, quindi meglio scendere in C a giocare. E prima di chiudere l'appuntamento di questa mattina con la rassegna stampa, diamo uno sguardo al supplemento Cultura Spettacoli del Corriere Romagna, che apre con ammutinamenti, una danza futura a Ravenna dall'8 al 16
settembre che guarda il mondo. 25esima edizione del festival con oltre 30 eventi diffusi sul territorio ravennate. Tornano i Nanu, Collettivo Cinetico e Silvia Cribaudi, nuovi spazi anche non convenzionali. Lutto nell'arte, addio a Pier Giovanni Bubani, stravolse i canoni della pittura. L'artista di Bagnacavallo, dove ha sempre vissuto, è morto ieri a 65 anni. Autodidatta, nel 2011 partecipò alla Biennale di Venezia ed espose al Maxi. A Rimini, invece, questa sera nella corte della Biblioteca Gambalunga il romanzo di Davide Bagnaresi e Davide Cannizzaro. La prima indagine di Bruno Risassi, l'Italia degli anni 20, il ballo delle rose e un giallo da svelare. E noi siamo arrivati in chiusura con l'appuntamento di questa mattina con la rassegna stampa. Grazie per essere stati con noi a sfogliare i giornali. Adesso lasciamo spazio alla rassegna stampa nazionale. Noi invece ci ritroviamo qui alle 8.30 per il TG del mattino. A più tardi. Oggi in edicola. Rassegna stampa.